Cari amici, problema sempre con queste celle della Madonna. Questa qui è una guarnizione che si è cotta. Si è cotta perché probabilmente, non so cosa sia successo, si è cotta. Addirittura questa qua, guarda come si è ridotta. Adesso voglio farvela vedere alla luce del sole in che condizioni si riducono. Ecco, si vede bene. Deformano, perdono, e mi è dato in corto la cella, tanto vero che non producevo, e ho detto ma porca miseria, vada. Allora mi è venuta un'idea di fare questa cosa qua. Praticamente ho preso queste qui, sono guarnizioni delle moche, credo sia da tre persone. Queste sono altre guarnizioni, non so che dove diavolo le usano, perché resistono al calore. Praticamente io ho fatto una cosa del genere. Questo qui serve per appoggio, perché quando dopo andrà a stringersi le due piastre, dopo rischiano di fare una deformazione ai lati, di conseguenza potrebbe fare la bolla, cioè l'arco, e l'acqua esce. Invece così ha un appoggio piano, perché appoggiarsi di qua, che la parte centrale viene stretta. Queste dovrebbero resistere anche al calore, perché sono adatte per le monche. Adesso io qui ho preparato una miscela di smalto rosso con quel famoso prodotto che avevo fatto vedere l'altra volta al coso, con la miscela delle guarnizioni per le macchine. Qui c'è un po' di diluente nitro, c'è un po' di questo smalto da donna che serve a fare in modo che questa si secchi abbastanza in fretta, e poi per fare in modo che attacchi anche nella piastra. Queste qui sono già attaccate sotto, non ha importanza. In questo caso qui ci si mette sopra la piastra, come si può vedere. Ecco, centrati i buchi, perfettamente già precisa, con le uscite da una parte, poi dopo sotto si può mettere a punto. Ecco, adesso vediamo un po' che cosa succederà nel momento in cui la chiuderemo. Questa è una novità, la macchina ha dovuto aprirla a metà, perché non si dice, c'era sta lì sotto. E vediamo il risultato poi. Perché vedevo che non produceva più, dico ma come mai non produce più, lì fusibili la va bene, corrente a cera. Adesso gli ho fatto anche una doppia luce, in modo che, adesso un attimo se riesco a spostare la moto, perché infatti l'ho messa qui in mezzo, dobbiamo fare un altro lavoro oggi. Dai, vieni, vieni, ma questa pesa come un accidente. Un attimo che provo a spostarla proprio qui, Provo un attimo, faccio vedere come sono. Secondo segnale in modo per capire bene che cosa succede. Ecco, so ci sarà sia verde che rosso qui, luci rosse, luci verdi. Poi li sistemo in modo che so che un filo collegato a una parte della cella e l'altro filo all'altra, così sono sicuro che mi dà energia. Va bene, vediamo che cosa succede, se perderà o no. Questa della moto ha migliorato molto con quella manovra, infatti non ha più perso e sembra andare bene. È un po' una scocciatura veramente fuori di testa che queste celle debbano perdere. Comunque staremo a vedere. Ok ragazzi, buona giornata a tutti. Un saluto, ciao!